Il feeling, come testimoniano queste immagini registrate questa mattina in Consiglio regionale, è totale. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno trovato la quadra in vista delle regionali della prossima primavera. Il centrosinistra progressista crede nella possibilità di riconquistare la regione, ma per il segretario dei Dem, PD e 5 Stelle potrebbero non bastare. Per questo è fondamentale allargare il perimetro, esaltando il ruolo dei civici e regalando un sogno ai molisani. Noi dobbiamo chiudere un accordo su base programmatica che non deve riguardare solo il PD e il Movimento 5 Stelle. Per noi è più facile incontrarsi e parlare perché abbiamo le occasioni come la comune opposizione a questo governo regionale e perché abbiamo già fatto accordi in altre realtà amministrative, in provincia di Campobasso e Isernia, a Montenero, a Petacciato, allo stesso comune di Isernia. Quindi per noi incontrarci e parlare è agevole, però sappiamo anche che insieme potremmo non essere sufficienti e sappiamo anche che non è tanto il dato numerico che ci preoccupa, ma quando l'esigenza e l'importanza di dare una spinta ai movimenti civici, agli altri partiti del centro-sinistra, quindi partiti di area progressista, per creare un bel entusiasmo e un sogno per i molisani. L'intesa raggiunta va ora declinata in un programma che dovrà parlare di cose concrete, di azioni da intraprendere subito dopo l'esito delle urne. Il Molise non ha tempo da perdere, siamo una regione che per alcuni settori sta veramente dimostrando grandissime difficoltà. Il rischio è il collasso demografico, il collasso dei servizi, il collasso di una serie di cose che invece servono per poter vivere in un territorio. Quindi sulla base di questo chiaramente bisogna intavolare una discussione, bisogna intavolare un dialogo che poi noi effettivamente all'interno delle istituzioni da 5 anni su determinati temi portiamo avanti. No ai transfughi, no a chi ha governato con Toma, sì ai civici progressisti e moderati, PD e Movimento 5 Stelle sono d'accordo. L'ultimo pezzo del puzzle è l'individuazione del candidato presidente, sicuramente il passaggio più complesso di un percorso ben delineato. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome del giornalista Domenico Iannacone. Greco e Facciolla, pur ribadendo di essere aperti a qualunque tipo di soluzione, rivendicano la predominanza della politica. Oggi è assolutamente prematuro parlare di persone, anche perché nel caso di Iannacone parliamo di un giornalista di una importante levatura, però io ritengo che la politica si debba far carico delle proprie responsabilità, questo proprio è un mio pensiero personalissimo. Ritengo che il tempo dell'improvvisazione all'interno delle istituzioni è terminato, anche perché gli stessi partiti hanno scontato, almeno nell'ultimo decennio, l'improvvisazione politica dell'interprete finale. Innanzitutto Iannacone è un eccellente professionista, fa il giornalista con dei risultati straordinari che sono sotto gli occhi di tutti, ma osservava bene Andrea che la politica è un'altra cosa, questo non significa che Iannacone non lo possa fare. Che sia ben chiaro, ma è altrettanto vero che chi ha la responsabilità del governo di un partito deve guardare ad un orizzonte che sappia coniugare la novità ma anche la definizione, il primato della politica, e in questo senso noi restiamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione.